Dopo la positiva esperienza dello scorso anno scolastico, il Consiglio provinciale arricchisce la sua offerta di attività formative per le scuole. L'obiettivo della Presidenza, dichiarato nel corso di una recente conferenza stampa, è quello di contribuire concretamente a diffondere il più possibile la conoscenza della storia dell'autonomia speciale e delle sue istituzioni democratiche, coinvolgendo in primo luogo le nuove generazioni. Accanto alle visite guidate da remoto, sperimentate con successo nei mesi della pandemia, si confida quest'anno di riaprire la possibilità per le scuole di visitare in presenza i luoghi delle istituzioni. Il ricco programma, che si inserisce nel contesto dei festeggiamenti del 50° del secondo statuto di autonomia che ricorre nel 2022, è stato elaborato da un team interno all'ufficio stampa del Consiglio provinciale con il supporto di preziose collaborazioni con soggetti particolarmente qualificati come la Fondazione De Gasperi, la Scuola di Preparazione Sociale, il Forum per la Pace, il Museo Storico del Trentino, la Rete delle Riserve del Brenta e Europe Direct Trentino. A partire dal 15 settembre prossimo, per le quinte classi delle scuole elementari e per le medie e le superiori, sarà possibile prenotare la visita guidata SMART. Articolata in 2 ore di attività in didattica a distanza, questa formula prevede un inquadramento generale, un modulo di approfondimento su un argomento a scelta tra 9 proposte formative e poi il dialogo tra i ragazzi e un consigliere provinciale sui temi dell'attività consiliare e dell'autonomia. Alla visita SMART potrà seguire la visita in presenza ai luoghi delle istituzioni, i palazzi della provincia, della regione e Palazzo Trentini a Trento, oppure, novità assoluta di quest'anno, a Pieve Tesino, terra che diede i natali ad Alcide De Gasperi, la visita della Casa Museo che racconta e celebra la figura del più grande statista trentino. Infine, un terzo ultimo step potrà prevedere 2 percorsi laboratoriali. Il primo, rivolto alle quinte elementari e alle scuole medie, avrà come focus la scoperta dei luoghi storicamente significativi del territorio. Il secondo, riservato alle superiori, sarà centrato sulla redazione di un progetto innovativo sul tema dell'autonomia. Maggiori informazioni e prenotazioni nella sezione dedicata del sito del Consiglio provinciale.